Fabio, si gioca domani gara 2 dei playout. Voi andrete in trasferta contro Velletri, giocherete a Roma dopo la sconfitta subita domenica in gara 1. Obiettivo vincere a tutti i costi. Come d'altronde anche la partita di domenica scorsa era da vincere a tutti i costi. Abbiamo perso una partita importante che ci ha complicato enormemente le cose, ma che non danno la sentenza finale. Quindi noi andremo lì cercando di fare la partita con la massima concentrazione e determinazione, ma con la massima tranquillità, che hanno tutto loro da perdere. E vediamo un po' quello che succede. Quali sono i punti di forza e quali invece i punti deboli del Velletri? I punti di forza sono questa voglia di combattere fino alla fine, questa marcatura abbastanza forte. E i punti deboli ce ne sono diversi e di buchi ne ho visti tanti. Se noi domani avremo un po' di pazienza, di momenti in cui possiamo liberare la giocatrice libera vicino alla porta, ce ne sono tanti. Per quanto riguarda la formazione, rientra Rosa Russo, le altre saranno tutte disponibili. Sì, rientra Rosa che svolgerà un ruolo importante insieme a Eleonora Coleni che domenica è rimasta veramente sola, gioca per tre tempi e mezzo al centro, è un ruolo abbastanza duro e complicato. E avremo quindi una persona in più che oltre a fare il centro può anche darci una mano in difesa ed è anche una ragazza che si fa sentire sul tiro da fuori. Quindi avremo una persona in più che è importante, importante nell'economia della partita e nell'organizzazione, nell'economia del gioco della squadra. Cosa ti aspetti quindi dalla gara di domani? Sei fiducioso? Io non ti dico la sincerità, dopo domenica non vedo l'ora di rigiocare. Sono fiducioso e sono, non dico convinto perché poi, però convinto di poter fare una buona gara e di mettere in difficoltà questo sì.